Ok, Maria è l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Maria, ciao a tutti. Conto da 5 a 1, come sempre. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Mi mostra un tramonto e mi mostra se stessa come chiusa all'interno del sole, come se il sole avesse un oblò. E lei è dietro a questo oblò. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice che vuole uscire da lì e perciò mi dà l'autorizzazione. Come te la dà? Picchia i pugni sull'oblò. Va bene, come la vedi? Scocciata. Scocciata e determinata ad uscire da questa vita che si ripete a cicli e che è sempre caratterizzata da eventi spiacevoli o comunque che la ostacolano, che le mettono i bastoni fra le ruote. Vibrazione di Maria. 9 miliardi. Percentuale di consapevolezza. 115%. PS, PS 39%. PE. Vite precedenti. 2751. Cervello. 6,7. Causa esoterica di tutti i problemi che ha avuto alla parte destra del corpo, dalla prenotazione in poi. Dunque, lei ha avuto molte difficoltà nella sua vita con diverse figure maschili. Questa parte destra sta proprio ad ancorarla per l'ultima volta a queste ostruzioni, lei mi dice, a queste difficoltà, a questi rallentamenti legati al maschile. L'ex marito? Sì, l'ex marito, vedo figlio, ma vedo anche magari non massima armonia né col padre né con forse uno o due fratelli. E poi anche andando verso le vite precedenti, vedo altri turbamenti rispetto alle figure maschili. Non mi ricordo, Maria, quanti sono i figli? Due, tre, due maschi. Maschio o femmina? Maschio o femmina, ok. Li chiamiamo nel cinema? Sì? Sì, Ok. Chiamiamo anche il marito. l'ex marito, sì. Il marito, sì. Ricordiamo sempre che il cinema è un posto in cui si imparano le cose. Senti, arriva con il mento puntato in alto, un po' così strafottente, un po' Già non va superiore. bene, già non va bene. Si entra nel cinema vestiti di sacco, cioè con grande umiltà. Lui viene anche sui ceci in ginocchio. Beh, è un'occasione per imparare delle cose, non gli viene offerta. Mai, non gli verrà mai più offerta, quindi ed è No, così non gratis. ci Va vengo. bene, niente ceci e niente in ginocchio, ma vestito di sacco sì. Perché si era già presentato in abito elegante.
Venga umile, anche con l'abito elegante. In tuta, posso venire in tuta. Ok, si presenta, viene qui per imparare. Allora, adesso per esempio ha le mani in tasca, si guarda un po' intorno, però non so come dirti, sempre con questo atteggiamento un po' giudicante, ma il suo è come si può fare diversamente. Perché è così giudicante? E io lo vedo così, di suo, verso le cose specialmente che la riguardano, è così. Cioè si Sì, sente come vengono? superiore a lei, si sente di valere di più di lei. Anche se poi in verità, se mi sono permessa di fare una specie di operazione di inoculazione un po' più interna, è esattamente il contrario, lui si sente nettamente inferiore a lei, però quello che porta fuori è l'opposto, quindi dà l'impressione di sentirsi superiore, in verità il suo sentimento più profondo è l'esatto contrario. I figli come si presentano? Un po' trascinati in questa camminata, insomma, non così convinti. Forse ecco, leggermente più convinta vedo la figlia. Leggermente. Non so se la figlia è madre, robe del genere. Deve essergli scattato un qualcosa di immedesimazione, capito? Da madre a madre. Gli è scattato quello. Non so come mai, non madre figlia gli è scattato, ma madre Per il discorso della casa. madre. In questa circostanza, vuole mettersi nei panni della madre, essendo lei madre, dice. Va bene, vediamo se ci sono delle entità eteriche e mentali. Partiamo dalle eteriche. Come eteriche vedo un leone. Quindi un felinoide, una mantide e Zeus. Basta. Ah no, sì, aspetta, due DL. E mentali? Ne sono due. Una di livello 3. Per sintetizzarla mi usa la parola vortice, turbine. E mi fa proprio vedere come lei crea nella sua vita questi pensieri, che poi alla fine sono i pensieri, no? Che vanno a creare gli eventi, le azioni, e che funzionano esattamente come un vortice che va a risucchiare tutto, a distruggere tutto. Come livello 5 mi dà vaso di Pandora. Mi fa vedere la sua vita concepita proprio come per il vaso di Pandora, no? Dove ne escono fuori una serie di intoppi, di disagi, di ostacoli, talvolta anche sciagure. E vedo proprio come nel vaso di Pandora che la speranza è rimasta sul fondo del vaso. Tutto il resto è uscito, la speranza è rimasta dentro, chiusa nel fondo del vaso. Basta. Impianti mentali ci sono? Impianto mentale sì, ce n'è uno, mi fa vedere una specie di questi visori della realtà virtuale, molto sottile, stretto, che le prende gli occhi e diciamo la zona delle sopracciglia più o meno, e ovviamente le tempie. Dov'è? Hai detto? È così, fa tempie, occhi, sopracciglia. Questo Una si intende. linea, ma come Sì, una barretta, una barra, tipo un visore, però più stretto. basta, mentali. Mentale, sì.
Eterici. Spalla destra, entrambe le mani, l'addome e entrambi i piedi. Tutto questo a cosa serve? L'attenzione me la focalizza più che altro sull'addome. Mi fa vedere un impianto che sembra una enorme mandorla, tipo per intenderci come forma. Mi fa vedere come da lì viene un po' disturbato a tratti il sistema immunitario, causandogli vari tipi di problematiche, tra cui anche gli sfoghi che lei di recente ha avuto nella parte destra. E vedo che sempre questo sbilanciamento del sistema immunitario, quindi chiaramente dell'intestino, così, le dà anche delle problematiche, a volte articolari. Gli altri? Gli altri, mani e piedi, proprio nel bloccarla completamente nelle azioni, nel movimento, nelle scelte, nelle nuove scelte, e vedo nelle mani bloccata molto nel prendere. Nell'afferrare. Sì, nel ricevere. Ah. Poi? Ok. Io vedo questi gli impianti, le minestre, questi. Nome del progetto di Maria. Allora, mi viene, allora, in grassetto scritto rinuncia. Un imperativo, punto esclamativo, rinuncia, punto esclamativo. E tra parentesi, consegna il tuo potere a lui. Chi è lui? Chiamiamolo. Non mi dire Satana, perché non posso più No, sentire. no, non è Satana. No, mi fa vedere come questo lui è di volta in volta differente ed è assolutamente una persona. In questa attuale vita è sia l'ex marito, sia vedo i figli, anche se va bene, ok, cioè a lui, però in questo caso a loro, no? La consegna di ciò che le appartiene, lei lo ha pienamente consegnato a loro, che però loro in questo caso non voglio creare confusione, ma loro sono vissuti come lui perché è frutto, hai capito, del rapporto con lui. Ok, quindi sono quasi tra virgolette parte integrante di lui. Infatti, poi i figli attualmente si sono alleati con lui. Quindi in questa vita principalmente è lui. E Ok, mi basta. dice. Eh no, mi dice che c'è. Allora. Un Allora, nuovo cosa step. succede? Lei da un po' di vite sta mettendo in atto questo contratto di rinuncia e di consegna del proprio potere, che di volta in volta è una cosa diversa, il potere. Può essere la casa, può essere, mi dice, in altre vite è stata la propria dignità, la propria libertà, il proprio cuore, eccetera, a lui, che è un lui diverso. Cosa succede? Che lei potrebbe, e qua dipende tutto da lei, convertire questo contratto spostandolo su un'altra persona. Attualmente c'è questo pericolo. E questa persona può essere quella che ha incontrato? Sì. È una fiamma? È la fiamma? Allora, questo passaggio qui è determinante. Al momento è una potenziale fiamma. Dipende molto da come lei adesso gestisce tutto questo quadro interferente. In particolar modo,
questo contratto che è molto pressante, perché il rischio potrebbe essere di nuovo di perpetrare questo contratto che alla fine la rende sempre in questa dinamica vittima carnefice, ok? E di nuovo, anche se con sembianze diverse, applicarlo nel rapporto con questo nuovo uomo in un'altra modalità. Se lei fa questo, lui non sarà la sua fiamma. Se lei non lo fa, lui sarà la fiamma. Lui sarà la sua fiamma, sì. Lui anticipa le cose che dice lei e viceversa. Esatto. Perché? Perché lui gli sta profilando già questo. Noi possiamo essere fiamme. Entrambi devono fare qualcosa, eh? Però è sposato, sono... quindi sì. Sì. Adesso noi siamo qui per Maria. Maria deve fare questo suo pezzo, cioè di comprendere questo contratto e una volta compreso toglierlo, non ripeterlo mai più. E lui? Lui ovviamente noi non possiamo far più di tanto perché lui deve fare il suo pezzo, che tra l'altro ha, mi fa vedere una qualche affinità con Maria, perché anche lui ha questa questione della perdita, ok? Per Maria si è pressoché attuata. Lei ha rinunciato e nel momento in cui rinunci ovviamente perdi. Lei ha fatto questo, rinunciato e perso. Lui invece cosa ha fatto? Adesso sta mettendo in atto la paura di perdere, però fondamentalmente è una dinamica analoga dei due. Ok, che succede nel cinema? Il marito sbadiglia, proprio è svaccato sulla... No, allora non va bene. O si è qua, si impara, o se ne va. O non se ne va. Io non accetto nessun sbadiglio. Nessun strafottente, nessuna presa per il culo, nessuno che guarda per spiare. Questa è un'occasione. Si ringrazia, si entra e si impara. Non si sbadiglia, se no fuori. Pure a calci. Allora, io la possibilità trasformativa la vedo più nei figli che in lui. Ok. Lui che fa? Va? Resta? Allora, vedo che lui resta perché deve cogliere qualcosa per sé. Ma al momento, in questo momento in cui me lo stai chiedendo, non riesco a vedere una trasformazione di comportamento rispetto a Maria al momento, eh. Io non ritengo, cioè non chiedo una trasformazione di comportamento rispetto a Maria, chiedo che si stia nel cinema per assistere alla sessione e imparare delle cose, assimilare e acquisire delle informazioni, non condividerle, assimilarle. Sbadigliare non vuol dire essere predisposti a ricevere delle informazioni, vuol dire già sottintendere che sono stronzate, che queste cose non vanno bene, che non risuonano, che non sono la verità, che non sono... Quindi no, sbadigliare no. Assimilare delle informazioni. Le vuole assimilare sì o no? Se sì, resta e ringrazia anche. Se no se ne va. Sono mi fa vedere tipo come un contenitore che ha dentro e mi dice che la sua capienza di assimilazione di questo che sta vedendo è 20%, cioè che non, cioè non so come dirti, cioè non ce la può fare di più del 20% ad assimilare. Perché? Sono informazioni? È un film? Questa cos'è, consapevolezza distratto? Lui è così. Cioè, ha il telefonino in mano? Si distrae? No, quello no. Non ce la fa? Non riesce? Non gli entra in testa, non capisco. C'è un cinema, sì. Ci sono delle immagini, non riesce a vedere il 100% del film, ma solo il 20%? Sì. Perché?
Ma vedo proprio una scarsa consapevolezza. Faccia quello che vuole. Noi siamo qui per Maria. Causa esoterica della situazione un po' pasticciata dei soldi e della casa. Lei si è fidata dei figli, i figli le hanno dato il ben servito in sostanza. Assolutamente, questo contratto in cui lei ha fatto comunque la sua rinuncia, perché cioè lei al 100% ha intestato la casa ai figli, cioè neanche l'usufrutto ha mantenuto, quindi è a tutti gli effetti una rinuncia e ha rispettato alla lettera il contratto che aveva siglato alcune vite fa. E tutto questo ovviamente è ulteriormente sostenuto dalle sue entità mentali, sia la 3 che la 5. Okay? Questa vita in cui si presenta un vortice che tutto porta via. Quindi lei crea, costruisce qualcosa, arriva al vortice che spazza via. Quindi lei ha pagato fiore fior di soldi per questa casa? No, arriva al vortice e gliela sottrae questa casa. Chi è che le ha sottoposto questo contratto? Beh, naturalmente ha scelto lei di firmarlo, cioè nessuno può aver obbligato lei a firmarlo, è stata una sua scelta per riuscire a comprendere che non ci sono rinunce da fare. Non Ma c'è ragione alcuna di fare una rinuncia del genere, quale di entità nessun però genere. dietro? Il leone? Io vedo Zeus che gli mette la penna in mano. Il compito dei due DL. Di istigarla a rassegnarsi, a lasciar perdere, di demotivarla. La vedo come corpo emozionale che c'è un po' di scoraggiamento, di demotivazione, di svogliatezza, perché anticipa la futura sconfitta. Quindi gli EDL gli sussurrano proprio questo. Ma cosa stai a fare questa nuova cosa? Che tanto lo sai che andrà a finire a gambe all'aria. Ah sì? Vuoi spendere tempo e energie per una cosa che tanto fallirà? Le metti in testa queste idee. Sì. La fiamma è nel cinema. Come Sì. Però lo proprio vedi? dall'altra parte rispetto ai familiari. Ma in che fila? Sai che è venuto con la sua attuale moglie, eh? Perché? Perché lui deve fare. Allora, loro sono potenziali fiamme, per cui nel momento in cui Maria inizia a fare un certo lavoro, come aveva notato lei, reciprocamente si anticipano nelle cose. Allora, questa volta sarà lei ad anticipare lui. Nel momento in cui lei inizia a fare questo tipo di lavoro su se stessa, anticiperà il lavoro che anche lui inizierà a fare. Ma al momento presente, lui lega molto, il proprio benessere, la propria realizzazione a questa moglie. Non c'è, un legame d'affetto. Lui ha consegnato il potere a lei, capito? Non c'è nella sua testa che è lui che può avere le cose, lui le può avere attraverso di lei. Mentre La Maria ha fatto moglie. che, sì, attraverso la moglie, esatto. Mentre Maria che cosa ha fatto? Ha fatto un gioco un po' simile in cui io la cosa la ottengo, poi la consegno a qualcun altro, rinuncio e la consegno a qualcun altro. Entrambi non sanno la questione più importante e unica da sapere qui, che sono loro i capi.
sono loro Dio, che sono loro quelli che decidono. Uno ha consegnato la propria decisione al contratto matrimonio, l'altra crea e poi distrugge, crea e poi regala. È Ora lo esattamente così. sanno. La fiamma viene sempre con la moglie. Questa cosa mi sorprende, la moglie che se ne va. Tutta la sessione che voglio che se ne vada qualcuno dal cinema. E va lei. Finalmente se n'è andato qualcuno dal cinema. Oh, buon segno. Tra queste 2751 vite, la vita in cui Maria, maschio o femmina che fosse, è all'opposto di adesso. Quindi si fatica, crea delle cose, se le tiene. Qua mi fa vedere, cioè, una vita in verità nel futuro, un po'. Allora, è Potenziale. ovviamente una vita, sì, no, cioè che sta avvenendo, è su un'altra linea temporale, più avanti di noi, tipo 2030, mi fa vedere questa donna, molto in carriera, molto sicura di sé, vedo che ha una serie di persone che dipendono da lei, però nel suo rigore è estremamente umana. Ha veramente raggiunto un ottimo equilibrio tra doti umane e manageriali. E poi mi fa vedere che la sera torna e ha anche una famiglia quando torna a casa. E la vibrazione di Maria da 9 miliardi adesso a quanto sta? E 17. prima di vedere questa vita nel futuro, diciamo nel futuro? Poco più di, era 11, Da credo, 11 e 9? mezzo. Sì, 9, 11 e mezzo ha fatto. Quindi un discreto salto dopo che ha visto quella vita di un'altra, vediamone un'altra. Simile, insomma, non è che deve essere una donna circondata dal successo, famiglia, lavoro, matrimonio, può anche avere una sola di queste cose. Qui vedo che è un insegnante. Ecco, la cosa bella è che è molto rispettato. Vedo che è una classe maschile. È tipo come se fosse in un liceo tecnico, quindi lei insegna una materia tecnica, quindi si rivolge a un pubblico maschile e vedo che è molto rispettata. Tutti la seguono in silenzio quando lei fa le sue spiegazioni e siccome lei è andata a sostituire qualcun altro, un uomo è andato a sostituire. Non so per quale ragione. Quell'insegnante lì, boh, non ha più potuto esserci, eccetera. Gli studenti l'apprezzano molto di più di quanto apprezzavano l'insegnante precedente. Sento che alcuni studenti dicono: ah, finalmente riesco a capire qualcosa. Bella soddisfazione questa. Ventisette miliardi adesso. Bene, ci sono disincarnati nella vita di Maria? Sai che cosa? Che in questo suo contratto di rinuncia, fondamentalmente lei ha ceduto il proprio potere personale. Ok? Quindi l'ha ceduto all'ex marito, l'ha ceduto ai figli. Lo cede ogni volta che si scoraggia e non intraprende una cosa che gli piace, lo cede quindi all'entità e vedo che lo cede anche ai disincarnati. Oh, bene, ci mancava solo quello. E dove sono? Ho visto frigo, non so, frigorifero, cucina, insomma, sostanzialmente. Dietro di lei, perché lei adesso è in cucina. Lui è lì, questo disincarnato? Sì, mi sembra una donna però, sì. Ma è legata, cioè, a una sua parente, una sua amica, o è legata alla casa o altro?
È un disincarnato un po' anima in pena, chiamiamolo così, no? E ha colto in Maria un'occasione per essere considerata, per avere ospitalità. Ecco, tu mi dai ospitalità. Poi chi c'è d'altri? Ne vedo altri, un po' su questa scia qui. Di ospitalità, tanto questa non è casa tua, c'è cioè uno che dice tanto questa non è neanche più casa tua. Questo è brutto, proprio brutto. Brutto, brutto. Lo Questo lo stiamo vedo, però facendo. tipo come se provenisse in qualche modo dal marito, non lo so se è Maria, un tu hai dei disincarnato. disincarnati richiesti specifici? Scrivimeli qui. Intanto apriamo il portale aureo. Monica, apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Maria. E a parte tutti questi che stanno interferendo o hanno interferito con Maria, nelle sue case, con la sua persona. Dimmi i due numeri. Mi viene, non ho capito se 7 o 17 questi non parenti, forse 7, 17, non lo so, Quelli sai. che interferiscono con lei. Sì, Sono tanti. 7 forse 7, non lo so. E, parenti tanti sono, 260. Ok, via tutti. Sei parenti, sei 17. Quella non è neanche casa loro. E chiamiamo la madre disincarnata. Non so, mi viene proprio debole. Debole, viene lenta, 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 lenta. Consumata. Vic subito. Così si stacca dall'idea di essere una donna consumata, morta, invecchiata, debole, malata, quello che è. Sono tutte convenzioni, sono tutte stupidaggini, sono tutte finzioni. Ok, dice ti ho dato tanta bellezza. Vedi come piaci ancora tanto agli uomini? Non so, dice questo. Dice così. Dopo la Vic, cosa fa? Si trasforma, sempre lei? Sì, vedo come se più o meno diventasse dell'età di Maria. Come se fossero, non so, sorelle. Le dice qualcosa tipo, dai, adesso basta con questo gioco. Non ti sei stancata? Le pensi per sé, cioè, nel senso, qui oggi nessuno si fa i cavoli suoi. Sì, hai L'abbiamo ragione. chiamata? L'abbiamo chiamata, l'abbiamo dato una VIC. La VIC dovrebbe darle vibrazione, informazione e consapevolezza. Quindi non iniziare ad attaccare la figlia, ma capire che lei questa vita è stata la madre, di Maria, ma non è donna, non è madre, non è una cosa specifica, ma chissà quante migliaia, decine, no, decine no, però. 2-3 mila vite le deve aver avute. L'ha acquisita questa consapevolezza, l'ha presa intera la pillola, o ha preso un morsichino e basta. Non volevo vedere che ho creato una famiglia poco legata. Mi dispiace. Ok, vuoi andare nel portale aureo?
Sì, le rinnova di nuovo questa frase. Mi dispiace che ho creato questa famiglia così slegata. Ok, la salutiamo allora. Invitandola a non Vedo che le preoccuparsi. lascia una rosa, rosa. Sì. Di colore rosa. Perché? È come una sorta di riappacificazione, di speranza, di segno di bellezza, di futuro, di freschezza, ecco, di rigenerazione. Vedo proprio che le passa accanto, la sfiora e le mette in mano questa rosa. E poi entra nel portale aureo. Ok, lo chiudiamo. Bene, sì. Ottimo, le hanno fatto un malocchio? No, questa persona che aveva accennato al malocchio, ha utilizzato questo termine malocchio, ma è come se da un certo punto di vista avesse visto questo contratto, che per certi aspetti può sembrare un malocchio, perché rappresenta comunque un legamento, rappresenta un blocco, rappresenta una costrizione, rappresenta una coercizione a ripetere sempre le stesse dinamiche. Quindi questo. Questo sì, il malocchio, vero o no? No, io non, sinceramente non lo vedo. Causa esoterica dell'aver perso la voglia di fare cose. Tranne il ballo, il resto un po' l'ha perso. Sì, perché abbiamo visto, cioè, tra queste entità mentali, gli EDL che gli sussurrano che tanto ogni cosa che intraprenderà andrà a scatafascio. Ci sarà qualche problema, le darà delle noie, noie che saranno superiori alla gioia dell'attività stessa. Allora lei cosa fa? Lascia perdere, no? Dando retta a queste voci. Questa cosa qui del ballo è proprio la PS che dice: no, non è tutto perduto. E lo fa proprio attraverso la danza. Vedi come tu ti muovi nel ballo, tu ti puoi muovere nella vita. La vita è una danza, è un ballo, non c'è differenza. Maria, scusa, la fiamma l'hai conosciuta nel ballo? Col ballo? Ah, non lo sapevo. Ah, chiamala. Creiamo la pista da ballo. Infatti già mi faceva vedere che lui le cingeva la vita mentre lei ballava, da dietro l'accompagnava. Vai, parta la musica. Ci sono solo loro. Sono due ottimi ballerini. Non so, qua mi dà che quasi più conduce lei la danza. Però può anche essere semplicemente una questione di tipo esoterica, come se in questo momento fosse lei, a condurre la situazione, che parte proprio da lei questo inizio di trasformazione, di cambiamento. Quindi mi fa vedere lei che conduce il ballo. È un qualcosa tra un valzer e un tango, quasi. Sono molto uniti. Sì, Le stai proprio. prendendo tutte comunque, cioè perché Maria fa tutti i segni che tipo così è proprio uguale. Lo dico Corpi perché poi. sì, si aderiscono proprio, sono proprio a contatto. Loro in questo momento si stanno proprio unendo nei cuori, cuori che non so come dirti, battono, quasi escono dal petto, e nel momento in cui escono dal petto, vedo che fanno un'unica fiammata. Vai avanti, vai avanti. Diciamo tutto il ballo proprio. Lui è sudato, quasi come se quello che sta provando, sta vedendo, sia tanto forte per lui, tanto, tanto, tanto. Lei la vedo
finalmente veramente padrona della situazione. Lei la vedo come instancabile, cioè lei non smetterebbe mai di ballare questa danza che stiamo vedendo. Vedo che fa cenni anche all'orchestra per dargli il ritmo, per cambiare le musiche. E vedo proprio che è lei diventata padrona di tutta quanta la situazione. Vedo che sceglie anche di cambiare abito e si mette un abito che io lo vedo dorato, dorato, lungo, le vedo con le, non so adesso, io non me ne intendo di ballo, chiedo scusa, con delle scarpe con un po' di tacco, adesso vorrei dire una cosa impropria, tipo quelle che si possono utilizzare durante i balli latinoamericani o che si possono usare proprio durante il tango, molto belle, molto preziose, le vedo con le caviglie molto belle, ha delle caviglie molto belle. Io vedo che lui l'ammira molto anche nella sua bellezza. Cioè, estasiato. Lui è come se si fosse completamente dimenticato di poter provare queste cose per una donna. Mi fa vedere il suo cuore che prima di questa unione confiammata era proprio coperto da dei sassi. E ora mi fa vedere come questo incontro li abbia proprio rimossi totalmente questi sassi. E il cuore ha ricominciato a battere, ad essere vivo. Lui da quando si frequentano si sente di nuovo vivo. Lui ci può spiegare perché con queste premesse si attacca a questioni fisiche quotidiane, sono appena andato in pensione. Se lui sa che cos'è questa cosa in cui si è ritrovato o no? Dagli una pillola fiamme, PF. Cioè tutto quello che abbiamo visto nelle sessioni contenuto in quella pillola. Se la prende, la diamo anche a Maria ovviamente, se la prende, la prende tutta. Io vedo che lei rimane in piedi mentre lui si mette in ginocchio da lei e gli dice: perdonami, questa è roba che io mi porto dietro da tanti anni, adesso sto capendo, ma è un fardello che mi sto portando da decine di anni. Cioè io lo sento proprio accorato nelle sue parole. È come se addossasse su di sé tutta la responsabilità. Come se lui volesse veramente fortemente l'unione con lei, ma si sentisse ancora molto condizionato da tutti questi suoi blocchi preesistenti. E perché non li elimina? Perché è cinivaccato e pare che sia così. Oddio, come se anche su questa roba qui, no? Vedo che anche nel suo caso il potere decisionale è un po' intaccato, un po' offuscato. Anche in questo loro due si ritrovano. Anche in questo le loro anime si sono riviste l'una nell'altra, perché hanno proprio fatto questa esperienza analoga. Quindi anche in questa scelta di cinivaccarsi vedo come se non fosse stata una decisione totalmente convinta e sua personale. Come se si fosse sottomesso a qualcos'altro. Non un'adesione autentica e sentita a questa scelta. Beh, certo, è sempre questo caso, se no la gente sarebbe per il lavoro. Ma sei in pensione? Prima, per andare in pensione? Sì. Ora è in pensione, prima no. Bene. Sì, lo so, perché lui dice tornassi indietro non lo rifarei.
tante cose, tornassi indietro non le rifarei. Cioè lui è proprio dispiaciuto, lo sento proprio di cuore che vorrebbe modificare delle cose. Magari possiamo farlo insieme, dice. Con lei. Sì, con Maria, sì. Potrebbero andare a vivere insieme, no? Lui dice fammi sistemare delle cose. Va bene, intanto Maria sistema le sue Sì. e Maria è invitata ad andare al cluster. Vediamo come vedi i suoi contratti. Lui ha tirato fuori un anello, ma glielo darà poi. Allora, degli gnomi brutti. Cioè mi ha portato tipo come in una villa abbandonata, disabitata da tantissimi anni, con fuori tipo un giardino tipo cimitero quasi, con tutti degli gnomi, statue vecchi, pieni di terra, mangiati dal tempo, dalle intemperie, una roba così spettrale. Un po' film horror. No, basta tutta questa roba cupa. Sì, Via. via, via. Via, tutto via proprio. Ma proprio quasi, sei uno sberlone, no? Un bello schiaffone con uno schiaffone molto energico ha fatto volare tutto dentro il portale definitivo. L'ha chiuso e ha dipinto lei un ad eternum. Dove nell'aria? Sì, l'ha dipinto nell'aria, come se fosse molto abile con i pennelli, perché ha proprio attinto dalla tavolozza dei colori. Non so, ha fatto un movimento particolare, tipo col pennello quello piatto a lingua di gatto, no? Ha proprio iniziato a schiacciare, cioè ha accumulato un po' di colore lì, poi ha schiacciato e subito con un gesto veloce ha fatto tipo una spirale ed è venuto come, sì, una sorta di sole. A quanto vibra questo ad eternum? Miliardi di miliardi, 200.000 miliardi di miliardi. Benissimo. Andiamo all'avatar e vediamo come lo vedi. Una donna sciatta, un avatar praticamente con, come se fosse un po' una donna trasandata, trascurata, con i capelli grigi, vestita con trascuratezza, con una sigaretta in bocca, rassegnata, sfiduciata, che non tiene più a sé, che ha rinunciato alla vita, una cosa Via. Non inguardabile, sì, via. Esatto. siamo qui per il brutto, siamo qui per il bello. Viva gli esteti. E qui ha fatto invece un ad eternum fatto con i petali della rosa che le aveva dato la madre. È partita da questi petali, non so come li ha moltiplicati. E ha creato al loro interno una luce. Quindi risulta proprio un ad eternum con all'esterno questi petali. Un ad eternum vellutato proprio. Molto delicato. Bene, con questa nuova condizione, a quanto vibra? Adesso è 268 miliardi. Consapevolezza. 381%. Però i valori altini, Anima. Anima adesso è 59%. Vite precedenti. 1912. Cervello.
Aspetta un attimo, non so perché, mentre provo a guardare il cervello me lo fa aumentare. Provo a guardare il valore e poi quando lo guardo me lo aumenta di più. Aspetta un attimo, eh. Si ferma a 10.1. Molto alto. Perché così in cambiamento? Perché mi fa vedere, perché quando aumentava, no? Mi faceva vedere che andava a recuperare tutte le sue inclinazioni artistiche, tutte le sue passioni. E mi fa vedere come ogni volta che ne recupera una, questo fa aumentare il suo cervello. Molto bene. Cospargiamo di petali di quel fiore la pista da ballo. Al centro c'è lei che si lascia un messaggio. La pista da ballo è anche il cinema, quindi ci sono i figli, l'ex marito, vabbè, ma soprattutto c'è la fiamma, c'è lui. Lei si lascia adesso un messaggio con i piedi sulla pista da ballo e sui petali. I petali hanno creato la parola amore. E vedo come nel momento in cui lei l'ha creata, e poi di nuovo nel momento in cui la legge, riesce a diffondere questo amore in tutti gli ambiti della sua vita. Vedo proprio come anche i volti dei figli vengono pervasi da una nuova luce. Vedo come questo amore che è scritto nel pavimento riesce a colpire i cuori e i volti delle persone. Non quello dell'ex marito, no. Delle altre persone. Sì, e la sua fiamma è inondata da questa luce, è proprio completamente bagnato da questa luce. Ma così vedo anche che lo fa. Rispetto al suo futuro, vedo proprio come un fascio di luce amorevole Lui. e Lei, lui o il lei? suo, sì, lei, il suo personale futuro, i suoi passi futuri. Perché la sua vita è con lui, ma la sua vita è anche, soprattutto con se stessa. Una vita piena. Una vita che non ha bisogno di rinunce, una vita che non ha bisogno di disagi, di intoppi, di varie sciagure, una vita che può scorrere. Mi fa proprio vedere una cascata, loro due sotto questa cascata. La vita che scorre, fresca, felice, viva. Per entrambi. Messaggio finale. Credevamo che la vita fosse uno stagno, credevamo che la vita fosse una palude insidiosa. Invece la vita è qui, sotto questa cascata, sotto questo sole. E sarà così da domani. E mi mostra lei a piedi nudi dentro l'acqua. È proprio un'immagine di totale rigenerazione, di purificazione. Il civico 11 della sua vecchia casa e il civico 22 della sua nuova casa sono un caso? Assolutamente no. No, no, no. Sono ovviamente le reciproche PS che si sono riconosciute. In questo loro potenziale incontro di fiamme. Immagine finale della fiamma? Vedo che si sta bagnando la testa sotto la cascata.
riconosce proprio l'importanza di una trasformazione mentale che lui deve avere. È per questo che si bagna la testa. Immagine finale dei figli. Allora, io l'attenzione la vedo sulla figlia. Attenzione, L'attenzione o l'attenzione? Attenzione. attenzione, sì, sulla figlia che è sbalordita. È sbalordita, non dice nulla, ma se io riesco a cogliere quello che è il suo sentimento, è un po' di dispiacere per la situazione che si è creata, in cui l'hanno messa. Lei dice, siamo due madri, sento che dice. Va bene, abbiamo finito.